Siete pronti a vedere quello che c'è sotto le mie labbra? Perché secondo me non siete pronti, non ve ne renderete nemmeno conto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e nel video di oggi cambierò la faccia. Oh madonna, mi giuro, a me viene da piangere solo pensiero di quello che succederà in questo video. Perché comincia in una maniera, o meglio comincia con una faccia e finisce con un'altra, io ve lo dico. Praticamente oggi ho deciso di finalmente sciogliere completamente le mie labbra. Ora lo so che la maggior parte di voi starà dicendo: oh mio Dio Gianmarco, cosa vuoi fare? Basta, non metterti più i fornelli. Raga, la plastica purtroppo non si scioglie col fuoco, si scioglie con la chimica, con le iniezioni. Io ho un segreto e sono pronto a rivelarvelo. Io per molti anni vi ho parlato di essere ricorso alla chirurgia plastica e di essere migliorato, cioè o almeno essere migliorato psicologicamente grazie a... Perché mi ha aiutato, mi ha dato una mano, mi ha fatto sentire molto più sicuro di me stesso. Ho rifatto il naso, gli zigomi, le labbra, il mento, la mandibola, ho fatto il botox. Tutto questo mi ha aiutato a assomigliare sempre di più a quello che nella mia mente era la mia immagine. Non so come spiegarvelo. Io non sono mai stato contro la chirurgia plastica e spero anche che per voi non sia così allucinante come questione. So che molte persone vedono la chirurgia plastica come il male del mondo, quando in realtà dovreste vederla un po' come: voglio migliorare me stesso e ora in questi anni abbiamo la possibilità di farlo. Perché no? Che male c'è? Vuoi avere delle tette giganti? Ma fai quello che vuoi. Purtroppo però, come ogni cosa, come anche andare alla parrucchiera che ti fa il platino e purtroppo ti brucia i capelli, può capitare anche di avere dei problemi con la chirurgia plastica. E io li ho avuti. Io per anni il mio problema fondamentale è sempre stato quello di vedermi le labbra veramente inesistenti, perché sono sempre state inesistenti. Quindi sono ricorso alla chirurgia plastica per farle sembrare un po' più adatte al mio viso, o meglio, adatte a come io mi vedevo. E per ingrandire le labbra esiste quella cosa che viene chiamata filler, acido ialuronico che viene iniettato sotto pelle per aumentare il volume. Non è botox, molti lo confondono col botox. Il botox è una tossina che viene iniettata nei muscoli per bloccare i movimenti di quel muscolo e di conseguenza far sparire le rughe per 3-4 mesi. Per esempio io ho botox nel sopracciglio e nella fronte e per questo motivo non riesco a muoverla, però nel contempo non ho le rughe. Vabbè che ho 16 anni, però questa qua è un'altra questione. Il filler viene iniettato per esempio nel mento, negli zigomi, nelle labbra. E qui nelle labbra il primo medico che mi ha fatto queste cose non ha utilizzato un prodotto adatto, diciamo, e per questo motivo si è spostato, creandomi un problema molto molto grave, perché sarò costretto a dover sciogliere completamente le mie labbra e rimanere senza per 10 giorni. E molti di voi potrebbero dire: ah, ma non si vede niente Gianmarco, ma perché lo devi fare, ma che quante problemi che ti fai? Siete pronti a vedere quello che c'è sotto le mie labbra? Perché secondo me non siete pronti. Questo è quello che c'è sotto le mie labbra, raga. È una cosa che mi fa il volto a stomaco e anche qui nelle labbra inferiori. Tutti quanti i medici che mi hanno visto questa cosa mi hanno sempre detto: Gianmarco, non possiamo fare niente, devi sciogliere per forza le labbra. Questo vuol dire utilizzare la ialuronidasi, che è una sostanza che, come dice il nome, scioglie l'acido ialuronico. La ialuronidasi viene iniettata e velocemente scioglie le labbra. Dopodiché, per avere il risultato finale delle tue labbra sciolte, che ritornano come quelle di prima, ci vogliono circa 10 giorni per far andare via il gonfiore, magari eventuali ematomi, ma di fatto è abbastanza immediato, cioè i risultati si vedono molto molto velocemente. Io ho deciso di fare questa cosa perché tutte queste bolle, oltre a crearmi dei problemi di onestamente aspetto e mi fa schifo da vedere, mi fanno anche veramente molto male. Ho fatto le labbra dal 2016 per qualche anno e poi tutti quanti i medici sono rifiutati di rifarmele e di mettere altro acido ialuronico nel corso degli anni, perché non volevano mettere mano dove c'era già un problema. Quindi io in realtà che non rifaccio le labbra è dal 2019 e sono passati 4 anni e ancora c'è prodotto. Come si sente? Allora, una sensazione molto strana, però da un lato io non vedo l'ora in realtà di farlo, perché poi non vedo l'ora di farle e voglio avere la bocca normale, vi giuro. Trovo brutta, ma che porcheria. 20 minuti hai detto che devo stare con l'anestesia qua? Sì. Io adesso non sento niente perché sono completamente anestetizzato. Mi hanno dato questa palletta qui da stringere tenere intensamente con me. Ah, Jesus Christ, per stare. Oh, God.
Questo brucia come l'inferno. Un bruciore, come se ti iniettassero acido, che poi è acido, sotto pelle. Che poi quell'acido, quando te lo inietta, il dolore è fortissimissimo per qualche secondo e poi svanisce. È che per sciogliere labbra ne devi fare tante di punture, ma proprio tante, tante, tante. Cioè, lui continuava a premere, iniettare, premere, iniettare, premere, iniettare. Vi giuro, le lacrime. E la roba più assurda, le labbra dopo 3 secondi sono diventate boom, tipo un prolasso rettale, per essere eleganti. Wow. Delle labbra importanti. Come si sente essere Lenoir? Mi piace che ridete tutti comunque. Grazie. No, ti prego, stop. Voi dovreste essere di professionisti, voi due. Siete pronti? Mi sto avvicinando. 1, 2, 3. Raga, mi fa impressionissima, non tengo più le labbra, non c'è più niente. È una situazione stranissima anche per me vedermi in questa maniera qui, che da un lato pensavo molto peggio. Cioè, da un lato pensavo di ritrovare proprio senza niente di niente, proprio Ale, adios. E la cosa più bella di tutte, non ci sono più le bolle. C'è questa linea, ma non sono bolle e non ho più niente, non c'è più filler. Ma se pensate che questa roba sia successa in 3 secondi o che non sia stata delirante, vi sbagliate di grosso, perché poi qua siamo solo all'inizio. Io devo fare di tutto questo video. Sciogliere le labbra l'ho fatto da Jacopo Gardellin qua a Milano, un medico dal quale sono andato varie volte. L'avete visto anche alcune volte su TikTok sicuramente, se ogni tanto vi compaiono video di filler compagna cantante. Quindi dopo averle sciolte torno a casa, il medico mi aveva detto: guarda, non stai abbastanza tranquillo, se hai bisogno a necessità prendi del cortisone. Raga, l'ho preso, ma ne ho preso veramente tanto tanto, perché le labbra hanno cominciato a gonfiarsi sempre di più, sempre di più, sempre di più. Era veramente una roba assurda, e più parlare era tanto difficoltoso. Cioè, avevo paura che la gente mi vedesse in quelle condizioni lì. Ma a me non me ne frega se la gente diceva: madonna. Ma facevo proprio spavento, secondo me spaventavo i bambini. Poi continuavo a dire: madonna, se mi ferma qualcuno per strada e mi chiede una foto, cosa faccio? Ok ragazzi, devo farvi vedere questa situazione, perché sto tornando letteralmente a casa in questa maniera e sto girando con un foglio davanti, perché onestamente mi sembra fin troppo esagerato. Cioè, sono sempre per chi se ne frega, però raga, ma tutto bene. E tra l'altro ho cercato di non farmi vedere la reception da nessuna parte, perché dicono: madonna, questo qua è pazzo. Comunque a me sembra di essere Lenoir Ferruzzi. Mi viene proprio da parlare come Lenoir. Senti che lei fa: mi viene da parlare così con queste labbra qua, e ti viene proprio automatico. Non è che ci sentiamo molto bene. Assolutamente. A livello mentale, psicologico. Comunque io e la mia borsa pallina siamo in casa, mi hanno detto di non bere assolutamente né acqua fredda né acqua calda, e di tenermi monitorato perché potrebbero gonfiarsi ancora di più. Cioè, non so dove mi vengono sopra il naso a sto punto. Fatto sta che comunque poi il gonfiore nei giorni seguenti è andato sempre più a scemare, solo che a un certo punto mi sono accorto che ancora non era andato via tutto il filler, quindi sono ritornato un'altra volta dopo 3 giorni di averlo fatto un'altra volta, e di nuovo la stessa situazione. Bah, labbroni sciolta un'altra volta, bla bla bla, e adesso questa qua è la situazione, direi, definitiva. Vi dico la verità, che pensavo avrei avuto più impressione di me stesso. Ormai è passata una settimana, forse anche un po' di più da quando le ho sciolte, e non mi sento così a disagissimo. Mi impressiono un po' ogni tanto quando mi vedo. Per alcuni giorni ho anche detto: ma magari le tengo così, però ora non vedo l'ora di rifarle. Ho chiamato praticamente stamattina a Roma Giulio Giammarioli, che è dottor Giulio, che molti magari avranno visto su Instagram, anche perché vabbè è molto famoso, lui è molto conosciuto, e mi ha detto: vabbè, vieni domani. E gli faccio: ma io sono a Milano, tu sei a Roma, vabbè, prendi il treno. E quindi raga, domani prendiamo il treno, andiamo a rifare le labbra e forse anche qualcos'altro. Cioè, già che sono lì. No. Raga, sono appena arrivato. Non vedo l'ora di vedere cosa succederà. E con la vista della Cappella Sistina mi sono trovato il mio angelo custode. Raga, sono arrivato qua e c'è Giulio, dottor Giulio. Saluto tutti i tuoi amici. Ciao amici. Ragazzi, buongiorno. Siamo qua con Gianmarco, finalmente ci rivediamo. Cosa facciamo, Gianmarco? Tutto. Allora, dovresti prendere questa roba qua e fare un miracolo. Ma quale miracolo? Allora, voglio praticamente le labbra che arrivano qui. No, non esageriamo. Che noi abbiamo fatto la ialuronidasi, quindi ora il filler vecchio è stato riassorbito. Uh-huh. E adesso aggiungiamo un po', senza esagerare. Comunque è molto più naturale adesso l'effetto. Dobbiamo stare attenti, visto che tu un po' hai la conformazione, a non avere un overjet del labbro superiore, perché io tendo sempre a sembrare un po' paperino poi. Esatto, quindi dobbiamo farlo in modo molto delicato. Faremo super Quanto faremo? Quanti mille?
ml solitamente mai più di uno, però vediamo, avendo fatto... Uno basta? Ma sarà avuto 80 ml sopra. Lo so. Appunto non ricommettiamo gli stessi errori del passato. E comunque quando facciamo la ialuronidasi un pochino ci può stare che ne dobbiamo mettere di più, però noi mettiamo il minimo indispensabile. Ma si può tipo alzare leggermente? Perché io ho lo spazio tra il naso e qua, tanto lungo. Quindi noi vogliamo un pochino sollevare la parte centrale per armonizzare un pochino il viso, visto che comunque l'impostazione dello zigomo della mandibola è importante, un po' di labbra ci stanno bene. Perché tipo a me sembra di avere, ora che non ho più le labbra, mi sembra di avere gli zigomi giganti, gli occhi che sono due palle e la mandibola immensa. Sì, infatti per proporzione un po' di volume in più è giusto, è corretto, ci sta. Quindi raga, vediamo cosa ne salta fuori, io mi affido a te. Che abbiamo fatto il primo step, vedrai che non senti più nulla perché qua dentro c'è l'anestetico, quindi più facciamo e più si anestetizzano. Ma questa qua è la tecnica tipo Russian lì? Sì, però non facciamo le Russian che sono un po' quali chiamiamo? Qua di... tecnica verticale, le chiamiamo resilient lips, le chiamiamo. Vabbè, resilient, mi piace che... resilient. È estremamente naturale l'effetto. È estremamente naturale. Ovviamente sono rosse e gonfie adesso, ma neanche così tanto. E avresti dovuto vedere la cura, Giulio. Quanto che siamo stati qua? 20 minuti, un quarto d'ora? La cura per qualsiasi taglio. La prima volta, io quando faccio le labbra da un altro personaggio, da quale non sono più dato per anni, non è per dire niente, ma era veramente top. Ciao, addio. E adesso facciamo... adesso facciamo la biostimolazione dell'occhiaia con la cannula. Inseriamo la cannula qua e andiamo piano piano a riempire questa zona con il biostimolante per dare un aspetto più fresco, più riposato allo sguardo. Però non mettiamo filler perché lui in questo caso non ha bisogno di riempimento e comunque il filler può dare problemi di accumulo e di edema se l'indicazione non è giusta. Quindi andiamo con il biostimulation. Abbiamo anche la lezione in medicina, raga, ma cosa volete? Porca vacca, ho avuto paura a vederla, È brutto da vedere, però non fa male. No, non sento niente. Vedi, ora vado proprio là a riempire. Diciamo che a molti dà fastidio la sensazione di avere una cosa vicino all'occhio, però non è doloroso come trattamento. Io da solo non lo faccio questo. E dice, vabbè, tu sei pazzo. No, io se sapessi farlo sarei sempre lì a iniettarmi roba. Hello, sono tornato dopo 3 settimane. Oddio, questo qua è un video letteralmente è cominciato con una faccia e è finito con un'altra. Questo qua è il risultato finale. Sono passati circa 5-6 giorni da quando ho fatto il filler a Roma e oltre a quello abbiamo fatto anche del filler nel mento per rimetterlo a posto perché era un po' storto e poi ha applicato tanto una sorta di biostimolazione qua in questa parte inferiore degli occhi. Per il resto il dottor Giulio si è letteralmente opposto a qualsiasi altra procedura, mi ha detto non devi fare altro altrissimo e io apprezzo sempre i medici che sono di questo tipo, quindi vi consiglio sia il dottor Gardellin che c'è praticamente nel nord Italia perché mi ha sciolto le labbra, è sempre stato bravissimo, lui mi ha fatto varie volte il botox e mi è piaciuto sempre tanto e ovviamente il dottor Giulio perché è sempre pazzesco e se volete fare reno filler è letteralmente il migliore in assoluto che si possa avere in Italia e penso anche nel resto d'Europa. Vabbè, ma chi se ne frega, perché la parte importante è che questo qua è il risultato finale delle labbra e sono super contento perché sono estremamente naturali, non ho più tutte quante quelle bolle, mi sento a mio agio quando parlo e la cosa che adesso mi fa dire che la vorrei un pochino più grossa, raga, vorrei un pochino di più nella parte superiore perché non sono abituato ad avere le labbra così fine. Adesso studenti mi direte ma no, ma stai bene così, ma bla bla bla, ma bla bla bla. Però vabbè, ci penserò, intanto me le tengo così e poi vediamo comunque nel corso del tempo. Il medico mi ha detto che comunque a prescindere probabilmente ne avrei avuto bisogno di un pochino di filler in più nell'arco di 6-8 mesi perché comunque parto da zero letteralmente. Però fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, spero che vi piaccia e grazie per avermi accompagnato. Date un'occhiata magari giù in info box che ci saranno altre informazioni. Non dimenticatevi di attivare gli abbonamenti se non l'avete ancora fatto, ci sono 3 step e ognuno di questi ha dei vantaggi esclusivi. E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, esce un nuovo video di martedì 15, di sabato 10:30, di tutto il giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. Vi mando un bacio grande grande e nel prossimo video, ciao.